finisco di mangiare la peperonata e scendo. Peperonata, alle 8 del mattino. Mezzogiorno, topi morti. Il Giro d'Italia con Sapori Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapori Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. 5 feriti, di cui 3 dimessi ed altri 2 ancora in ospedale. Questo è il bilancio della rissa avvenuta ieri all'interno del carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. Nel penitenziario, per futili motivi, sono venuti alle mani un gruppo di detenuti albanesi ed un gruppo di napoletani, 2 dei quali sono ancora ricoverati per aver riportato gravi ferite che hanno richiesto dai 40 ai 50 punti di sutura. Oltre a calci e pugni, durante la rissa infatti sono stati utilizzati i piedi dei tavoli in dotazione nelle celle. Nel penitenziario al Tirpino si è praticamente sfiorata la tragedia, una situazione non più tollerabile, come precisa il SAP. Il SAP chiede l'assegnazione immediata, non si può più temporeggiare dopo l'evento di ieri, del direttore titolare, una sostituzione anche se temporale ma quotidiana del funzionario, del direttivo che deve assumere il comando del reparto. Questo chiedo. Logicamente, per la tipologia dell'istituto, essere attenti alle assegnazioni dei detenuti che vengono assegnati per portare avanti determinate condizioni lavorative e progettuali. Chiedo questo, l'attenzione dell'amministrazione, che si è rivolta su un istituto dove un uomo, un dirigente, uno di noi, il direttore Forgione, ha dedicato la sua vita a che l'Istituto di Sant'Angelo dei Lombardi divenisse un'eccellenza in Italia e all'estero, bando dell'amministrazione. Non si può lasciare le cose in questo stato e che tanto lavoro, tante iniziative siano vanificate. Forse solo per rispetto della memoria del dottor Massimiliano Forgione, l'amministrazione deve intervenire quanto prima.